Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Vitamina D Pro. A cosa serve? Vitamina D Pro ha un medicinale veterinario a base del principio attivo retinolo più colicalciferolo più tocoferolo alfa, appartenente alla categoria degli vitamine e nello specifico associazioni di vitamine. È commercializzato in Italia dall'azienda Bella Farm GmbH & Co. Vitamina D Pro può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bella Farm GmbH & Co. Concessionario: Bella Farm GmbH & Co. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: retinolo più colicalciferolo più tocoferolo alfa. Gruppo terapeutico: vitamine. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Vitamina D Pro soluzione iniettabile 1 fiale a 100 ml per equini, bovini, suini e cani. Principio attivo: 1 ml di soluzione iniettabile contiene retinolo palmitato 176,47 mg, equivalente a 300.000 UI di vitamina A, Olrac alfa tocoferil acetato 50,00 mg, equivalente a 45,56 mg di alfa tocoferolo o vitamina E. Soluzione oleosa di colicalciferolo 100,00 mg, contiene 2,5 mg di colicalciferolo, equivalente a 100.000 UI di vitamina D6, 3, soluzione limpida, gialla. Indicazioni: trattamento di carenze combinate di vitamina A, vitamina D e vitamina E. Posologia: per uso intramuscolare. Vitamina D6, 3 e Pro iniezione come iniezione unica per animale. Bovini: 5 ml, equini: 2, 4 ml, vitelli: 2 ml, suini: 1 ml, suinetti svezzati: 0, 2, 0, 4 ml, suinetti: 0, 1, 0, 2 ml, cani: 0,05, meno 0,3 ml. I volumi di iniezione proposti corrispondono alle seguenti concentrazioni di vitamine. Specie animali di destinazione: equini, 500 kg. Volume di iniezione: 2,5 ml. Vitamina A: 1500 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 500 UI / kg PC. Vitamina E: 0,25 mg / kg PC. Specie animali di destinazione: bovini, 500 kg. Volume di iniezione: 5 ml. Vitamina A: 3000 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 1000 UI / kg PC. Vitamina E: 0,5 mg / kg PC. Specie animali di destinazione: vitelli, 100 kg. Volume di iniezione: 2 ml. Vitamina A: 6000 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 2000 UI / kg PC. Vitamina E: 1,0 mg / kg PC. Specie animali di destinazione: suini, 100 kg. Volume di iniezione: 1 ml. Vitamina A: 3000 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 1000 UI / kg PC. Vitamina E: 0,5 mg / kg PC. Specie animali di destinazione: suinetti svezzati, 40 kg. Volume di iniezione: 0,4 ml. Vitamina A: 3000 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 1000 UI / kg PC. Vitamina E: 0,5 mg / kg PC. Specie animali di destinazione: suinetti, lo kg. Volume di iniezione: 0,1 ml. Vitamina A: 3000 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 1000 UI / kg PC. Vitamina E: 0,5 mg / kg PC. Specie animali di destinazione: cani, 30 kg. Volume di iniezione: 0,2 ml. Vitamina A: 2000 UI / kg PC. Vitamina D6, 3. 667 UI / kg PC. Vitamina E: 0,33 mg / kg PC. Per somministrazione unica. Il tappo può essere perforato fino a 50 volte. Questo medicinale veterinario non deve essere somministrato per via sottocutanea in specie destinate alla produzione alimentare.
Nelle specie destinate alla produzione alimentare, questo medicinale veterinario deve essere somministrato solo una volta e la dose raccomandata non deve essere superata. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Non superare il dosaggio e la durata del trattamento raccomandati. L'uso di prodotti contenenti vitamine liposolubili somministrati per via intramuscolare negli equini può aumentare il rischio di miosite e mionecrosi. Tempi di sospensione: bovini, carne e visceri, 259 giorni latte, 120 ore, 5 giorni, equini, carne e visceri, 250 giorni uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano. Suini, carne e visceri, 194 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.